Bentornati su Denote. Oggi voglio proporre un video per quanto riguarda le regole presenti nel Codex Prismarine 2020. Dato che però il Codex è veramente ricco di regole, ho deciso di creare diversi video, ciascuno con un focus su un determinato set di regole. Potete consultare tutti questi video andando in descrizione e c'è la playlist con tutte le regole a riguardo. E ora possiamo cominciare ad andare a vedere le regole per quanto riguarda gli obiettivi secondari specifici per gli Space Marine. E va ricordato che per poter usare questi obiettivi secondari, ogni modello della propria armata deve avere la keyword Adeptus Astartes. Sono esclusi da questo i modelli con la keyword Agent of the Imperium e Unaligned. E inoltre il tuo generale deve avere la keyword Adeptus Astartes. Quindi dobbiamo tenere in considerazione questo. E va aggiunto ulteriormente che non si possono ottenere più di 15 punti vittoria da ciascuno di questi obiettivi secondari. Quindi bisogna tenere in considerazione appunto anche queste ulteriori informazioni per giocare questi obiettivi secondari. E il primo che andiamo a vedere è della categoria Purgare i nemici ed è Codex Warfare. Ricordate che potete ottenere massimo 15 punti in totale e in particolare sono 5 punti massimo per ognuno dei punti in considerazione. Il più difficile da fare è proprio il primo perché vi richiede di uccidere le unità usando le armi granata e pesante, ma quando è attiva la disciplina devastatrice, il che vuol dire praticamente il primo turno. Anche se è vero che ci sono stratagemmi che vi permettono di utilizzare la disciplina devastatrice anche nella fase d'assalto, quindi volendo ci sono vari sistemi per poter applicare, però è anche vero che avrete un problema, ovvero che per fare ciò dovete consumare punti comando, quindi dovete fare molta attenzione. Il secondo è praticamente più facile da fare perché vi chiederà di fare la stessa cosa ma utilizzando le armi a cadenza rapida e le armi d'assalto durante la dottrina tattica, e questa praticamente è dal secondo turno in poi che potete farla. La terza è molto simile e vi richiede di fare altrettanto, ma farlo con le armi da combattimento o con le pistole. Quindi diciamo che la seconda e la terza parte sono molto più semplici da realizzare e sono molto più controllabili. Il problema è la prima praticamente, perché appunto avete praticamente se non vi mettete a fare particolari cose solo il primo turno. Ma diventa molto interessante perché è uno stratagemma che vi richiede un po' di abilità nel gestire. Se riuscite a farlo, questo è un qualcosa che vi permette di ottenere punti abbastanza facilmente. Dovete essere consci di quello che avete in campo e di come lo volete gestire. E poi abbiamo come obiettivo secondario uno che fa parte della categoria della supremazia sul campo di battaglia ed è Shock Tactics, che è un obiettivo progressivo. Il che vuol dire che lo fate durante la partita, ma diventa particolarmente interessante perché voi ottenete 3 punti vittoria alla fine del turno in battaglia se controllate uno o più segnali di battaglia di quelli controllati dall'avversario all'inizio del turno di battaglia. E dovete tener conto che le unità con la keyword Adeptus Astartes della propria armata devono essere nel range di questi obiettivi controllati. Quindi dovete tener conto che vi immobilizza un po' le unità perché dovete stare lì attorno per tenerli. Anche perché voglio ricordare, magari dovete fare anche altri obiettivi secondari e soprattutto sono 3 ogni turno di battaglia, il che vuol dire che per andarli a controllare voi dovete praticamente per ottenere il massimo di punti controllare per 5 turni di battaglia il tutto. Quindi vuol dire proprio tenere ferme le unità in quelle posizioni, il che non è necessariamente un bene. Quindi è sicuramente un buon obiettivo secondario, ma va pensato attentamente se da prendere o meno, perché dovete avere molto controllo del campo. E l'altra è per quanto riguarda la categoria No Mercy, No Respite, ed è Giuramenti del Momento, Oath of Moments, ed è un obiettivo progressivo che è molto peculiare. Vi permette infatti di fare punti alla fine del turno di battaglia se vengono realizzati uno di questi, diciamo, giuramenti. Ed è il giuramento del valore che permette di effettuare un punto vittoria se un qualsiasi personaggio, charter, vehicle, monster, mostro, nemico, è stato distrutto da unità Adeptus Astartes durante questo turno di battaglia. E questo semplicemente dipende da quante unità di questo tipo ha l'avversario. Poi abbiamo il giuramento dell'onore, che permette di fare un punto
vittoria alla fine del turno di battaglia, se nessuna unità di Adestus Astartes della propria armata ha fallito un test morale e nessuna unità di Adestus Astartes della propria armata ha fatto un movimento di ritirata. Quindi è quasi meglio vedere una unità distrutta piuttosto che faccia un movimento di ritirata oppure fallisca il test di morale. Quindi va molto attentamente su questo. Poi abbiamo giuramento del dovere. Ed ecco che qui si fanno 2 punti vittoria alla fine del turno di battaglia se un'unità di Adeptus Astartes della propria armata è totalmente entro 6 pollici dal centro del campo di battaglia. Quindi questo vuol dire che è anche abbastanza facile realizzarlo velocemente perché vi basta essere al centro del campo di battaglia, ma vuol dire essere anche con un'unità bloccata a far solo quello durante tutti i turni, che può essere un bene, può essere un male, dipende molto. Quindi dovete valutare voi in base alla situazione. Eventualmente per quella dell'Honor, per evitare di fare test, eventualmente ricordate che avete anche lo stratagemma per negarli, però ne negate uno solo, quindi fate un po' attenzione alla cosa. Eventualmente ci sono le dottrine di combattimento che vi permette di fare qualcosa di simile. Questi obiettivi secondari diciamo che non sono né così belli né così brutti, perché secondo me utilizzando alcuni stratagemmi permette di risolvere alcune problematiche eventualmente che possono avere in alcuni punti. Quindi ci sono i modi per risolverli abbastanza efficacemente, però ovviamente richiede di consumare punti comando per utilizzare stratagemmi. Diciamo che non sono male. Però voglio ricordarvi che in descrizione trovate la playlist con le regole per quanto riguarda la nona edizione, dove ci sono anche gli obiettivi secondari dal manuale base e da GT 2020 e quindi potreste usare quelli eventualmente, ma aggiunti questi qua non è affatto male perché vi permette di aumentare le opzioni che avete tra cui scegliere, quindi sicuramente avere più opzioni non è mai male. Però date un'occhiata attentamente anche agli altri in modo da valutare quale effettivamente vi conviene utilizzare per la vostra partita, soprattutto a torneo dove è ancora meglio. Quindi eventualmente tenete conto di questi fattori. Sicuramente sono da tenere in considerazione. Ad ogni modo. Da Dynamod per questo video è tutto, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!